Rieccoci, adesso lo scopriamo. Rieccoci a un nuovo special del Salotto al Festival. È l'ultimo di questo genere perché poi abbiamo in programma una cosa di chiusura che faremo dopo le premiazioni. Ora che parli, il momento in cui parliamo, tu non ci sarai. Cosimo si lamenta del fatto che... Che non ci sarò perché domani pomeriggio me ne vado. Ma non è domani che lo facciamo quando torniamo a casa a distanza. Sì, scusate le spiegazioni tecniche da fare a un salottiero sempre partecipe. Allora, siamo a oggi che parliamo, è il penultimo giorno, domani daranno le premiazioni. Il concorso è finito di base, poi in realtà siamo tutti con almeno un film mancante. Però, esatto, perché io adesso vedrò un film di cui magari adesso ci dice due paroline veloci Cosimo fra poco, che è Leave No Traces, che è del concorso. Per il resto io ho perso Jane Campion, Cosimo ha perso On The Job 2, ma va bene così. Io cercherei di... rallentiamo Cosimo, stiamo camminando per il village. Io proverei a parlare un attimo di dei film italiani, due film italiani che sono stati visti più di recente in concorso e che uno ci ha messo d'accordo e uno no. A partire da quello che non ci ha messo d'accordo, e cioè America Latina dei fratelli Innocenzo, di cui non siamo fan, ma io onestamente non ritengo nemmeno richiedano troppa energia negativa, cioè semplicemente cinema un pochino mediocre. No, nemmeno io sinceramente. Infatti. America Latina è una favolaccia, avreste potuto trovarla nel film Favolacce, però viene messa in un'ora e mezza. Elio Germano, che Porello è costretto a recitare delle battute veramente bruttissime, trova nello scantinato una bambina legata e non sa chi ce l'ha messa, non sa se ce l'ha messa qualcun altro, non sa se ce l'ha messa lui stesso e se l'è dimenticato, e inizia tutto una sorta di diciamo. Il tentativo è quello di fare un thriller paranoico, a volte un po' anche alla Hitchcock in certi frangenti, nel senso che cerca di... perché c'è un discorso un po' capovolto dell'uomo sbagliato di Hitchcock, no? Il concetto di errore. Ecco, qua è un po' al contrario, perché c'è il crimine ma non sappiamo chi è il responsabile, e ci sono delle cose che... non sappiamo nemmeno quanta sia l'attendibilità del nostro protagonista. Esatto, quindi della sua percezione. Quindi in realtà siamo lì per capire e non capire. Ci sono delle implausibilità di base che rendono conto del fatto che no, c'è qualcosa che non quadra da molti altri punti di vista. Chiaramente non andiamo oltre in questo senso. Anche perché al di sopra dello scantinato sembra vivere una vita... sì, si vive una vita normale con la famiglia. Fin troppo idilliaca, fin troppo, esatto, perfettina, ma sembra una vita normale. Esatto, e per cui chiaramente di base all'inizio sembra di assistere a qualcosa di irrazionale che irrompe in una vita molto tranquilla, irrazionale, anche benestante, perché lui fa il dentista. E allora, quindi il presupposto è, diciamo, generico, potevano fare veramente qualsiasi cosa tutto sommato. Diciamo si sono un po' più ripuliti rispetto a Favolacce, nel senso che tengono più che apparentemente, tengono più a fare un film di genere, a fare un film thriller, quindi accumulano situazioni di suspense basate su eventi quotidiani deformati dalla percezione del Germano. Il problema è che in realtà non riescono a rinunciare ai psicologismi sempliciotti che ti dicono che sei violento se vieni da un mondo violento e questi discorsi qua. Sì. Per cui alla fine sembra di assistere concettualmente a Favolacce, però in realtà visivamente cerca di tirar fuori qualche idea nuova e cercano di avere una camera molto più, come dire, elegantina, che fa le sue panoramiche, i suoi movimenti, quasi mai camera a mano, sempre molto scenici, sempre molto coreografati. Specialmente all'inizio c'è questa casa, che c'è una scala che lo porta in questo luogo che sembra isolato dal mondo, quanto pare è Latina, e
E ci sono queste vetrate, c'è a un certo punto lui che guarda fuori dalla vetrata, ci sono un po' di idee di quadro, però... Molto videoclippare. Un pochino però. Sì, un pochino sì, però in questo in sé non ci sarebbe niente di male. A un certo punto diventano più che altro inopportune, perché si capisce che il discorso è più sul protagonista, che non gestisce la rabbia, che non gestisce niente della sua vita, che è fuori controllo, ed è un po' anche per chi vive, per come è stato cresciuto e queste cose. Apparentemente sembra una cosa secondaria, nel film invece è proprio pesante. E quindi tutto quanto il pezzo, ci terrei a rimarcare appunto il pezzo di quanto lui reagisca in questo modo causa del pessimo rapporto col padre, è una roba abbastanza... Sì, il dialogo col padre forse è il punto più basso del Festival di Venezia 2021. Primo perché aggiunge dei dettagli di cui non c'era nessuno bisogno. Sì, e che rimangono lì sospesi, tra l'altro, non è che torna. Secondo perché è brutto, è scritto male. Sì, è bruttissimo. Pensato male, recitato male. Non è come succede invece in un altro film italiano di cui l'altra volta non abbiamo parlato, che non è in concorso però, che però potevamo parlarne, mi pare non abbiamo parlato, Il Paradiso del Pavone. Non ne abbiamo parlato. E mi piace quello che hai detto sullo scritto male, perché Il Paradiso del Pavone può lasciare intendere questo a un certo punto, perché è un piccolo drammino familiare, tutto in una casa, ambientato in una casa. Il titolo è perché l'unica bambina della famiglia si porta appresso un pavone, e nel cast c'è Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Dominique Sandà, e la regista è Laura Bispoli. È quello che pensavo quando appunto Cosimo parlava di scritto male e di dettagli aggiunti inutilmente. Il Paradiso del Pavone, per quanto a un certo punto esageri, perché ovviamente tutte le isterie di famiglia devono venire fuori e devono essere esplicitate e devono essere tutte dette, e c'è anche un pochino, cioè si vede che è un po' infelice con la gestione di una cosa corale, perché lei è sempre stata, Laura Bispoli è sempre stata molto su una singola protagonista in Vergine Giurata o su due protagoniste in Figlia Mia, quindi quanto avevo storie sempre un po' più intime, si poteva concentrare, qui a un certo punto sembra andare di fretta. Però siccome secondo me se ne rende conto, decide di dire a tutti gli attori dovete recitare in un modo un po' eccessivo, più astratto, e il finale infatti svacca in quel senso, e quindi la perdoni, le perdoni sì, tante tutto cose. Quanto svacca, sì, sì, sì. Metà. Io l'ho apprezzato anche abbastanza, ma tutto quanto, vabbè, non si sa bene quanto volontariamente, quanto si è dato al caso. Sbacca completamente, si entra completamente nell'assurdo, e ci sono alcune dinamiche carine che possono essere apprezzate, come possono sembrare folli e non necessarie. Ma sì, perché cominciano a declamare le loro idee, i personaggi in modi improbabili, scambi tipo cos'è quello d'Alba Rohrwacher con suo marito. Sì. Insomma, ci sono delle cose che sembrano frasi super fatte, e anche il finale è talmente assurdo che secondo me cerca di giustificarsi. Può essere in parte un alibi, in parte una soluzione carina per voler fare una cosa e risultare comunque almeno cinematograficamente credibile. Comunque è un film che probabilmente esce pure. Poi è un piacere vederli tutti assieme, questi attori. Per cui Dominique Sandà è stupenda. Per cui, insomma, questo mi è venuto in mente perché non avevo parlato, ma è un film che c'era abbastanza piaciuto, tutto sommato. E l'altro invece è Freaks Out di Gabriele Mainetti. Che invece su questo, vabbè, a Cosimo gli fa schifo perché di base non gli frega granché di queste cose, io ci posso anche stare in realtà. A me non frega granché dei supereroi, però mi è sembrato... lascerò dire a tutti gli altri il discorso sul il cinema italiano che fa i film dei supereroi, perché onestamente più che una cosa del genere sembra più che per fare roba di questo tipo si debba per forza guardare al modello americano. A me mette solo tristezza. No, su questo non sono per niente d'accordo. Cioè, su questo sono... Trovi che non si rifaccia a un modello americano? Io non lo conosco nemmeno troppo il modello americano. Vabbè, hai visto di recente Suicide Squad, per dire. Che non è un modello per molti è strano, per qualche me no. Qualche ideina però potrebbe esserci, qualche volontà di fare qualcosa di differente sembra esserci. Ah, io parlo più che altro come estetica dell'effetto speciale, per dire. Oppure come... Sì.
è proprio identico, cioè è proprio come immaginare l'effetto speciale o la scena d'azione lunga. Insomma, secondo me ci sono troppe assonanze, non c'è un, non ha una sua particolarità. Ecco, Magic Robot era un po' così. Okay, sì. Però, no, è chiaro, ci sono delle cose particolari nel film. Innanzitutto, a livello generale, sul concept supereroistico, a me è piaciuto il fatto che loro diventano supereroi per caso, manco lo vogliono. Non c'è niente che assomiglia a una missione durante il film. Sono loro che capitano nelle situazioni, capitano in sta storia assolutamente assurda, perché non c'erano tutti sti nazisti a Roma, o almeno non erano conciati così a Roma nel 43. E infatti sembra nazismo come poteva essere una situazione post-apocalittica in un qualsiasi film di supereroi un po' sci-fi. Insomma, era uno sfondo come un altro, tirato all'estremo, al parossismo. Sì, i nazisti qua sono il male, come potrebbe essere un qualsiasi altro villain di un altro film supereroistico. Esattamente. Non c'è una grande necessità di, secondo me, di fare collocamento storico. E secondo me è un modo per fumettare già in sede di scrittura una cosa e non rinunciare però a una certa particolarità, cioè nel senso ci sono dei momenti nel foro romano, ci io sono dei momenti al Colosseo. Il fine, io non riesco a capire bene. Secondo me che voglio andare a parlare è una cosa molto semplice, cioè dirti io questi scenari che vedete qua li vedo applicabili a un film di supereroi. Siccome i film di supereroi sono delle baracconate di base, ti trasformo quegli sfondi in una baracconata in cui ambientare una mia storia. Però è una cosa le baracconate con i nazisti si sono sempre fatte da Nazi Splatation. Dei secoli, sì, però Franz Rogowski, che viene fuori da Petzold, fa il nazista cattivo, che fa bravo. Spaccare, fa proprio spaccare. Poi sì, è chiaro che il Nazi Exploitation è stato fatto, ma tra l'altro è stato fatto anche in Italia, non è quello. Però viene preso esattamente come i partigiani, che sono sono delle parodie di partigiano. Sì, perché c'è l'uomo lupo a fare il partigiano, esatto, il film, quindi. Sono una scelta di uno scenario con un altro, con ammiccamenti al mondo italico. È semplicemente questa un po' la scusa. Poi bisognava prendere una forma di male un pochino più iconico del fascismo, quindi prendono il nazismo. È chiaro che è assolutamente volgare e di cattivo gusto sotto questo punto di vista. Il problema è che mi è piaciuto il fatto che loro appunto non fanno mai niente per qualcuno, cioè al massimo l'unica cosa simile eroica la fanno alla fine quando tirano fuori la gente dal treno, ma non è per la gente, è per tirar fuori sì, il loro amico. Perché sono sì, non ha i grandi classici del sì, ma anche se penso al recente Suicide Squad di Gunn, per dire, che ti deve dire pure il discorso molto molto quadrato della ti faccio vedere dei supereroi freak non voluti dalla società che fanno le cose, sì, che loro però lì hanno una missione e soprattutto il meccanismo del non riesco a fare qualcosa è ripetuto ed è sempre uguale e funziona con loro che fanno una missione che poi è inutile o sbagliano qualcosa, è tutto molto meccanico. Qui invece ho la sensazione che rispetto a Gig Robot, che vabbè aveva il problema di essere troppo, aveva 5 finali, quel film non finiva più, questo qua pure si può percepire come infinito, però almeno è un blocco unico e ho avuto la sensazione che almeno avesse una sua fluidità che non è affatto scontata in queste cose. E 2 su 20 situazioni riescono a far ridacchiare, ma giusto 2 su 20. E secondo me ha più tenore, ritmo e anche mancanza di buon gusto che serve per me in queste baracconate rispetto a tutta la roba propinata dagli Stati Uniti, nel senso che anche quando gli Stati Uniti vogliono infilare la troma e parodizzare qualcosa, in realtà sono assolutamente scolastici come sempre. Questo qui invece secondo me ha anche un paio di robe pacchiane che a me fa più piacere vedere di altra roba. A me le baracconate continuano a non piacermi, io non mi ci voglio nemmeno sporgere. Ho visto il cortometraggio sulle tette, però quello sì, mentre quello è stupendo. Appunto, vedi, quindi in realtà questa è una cazzata, però il film ha avuto una ricezione strana, cioè nel senso non riesco a capire. Allora, il punto del film è che non si capisce bene quale sia effettivamente il target, perché ci sono delle robe talmente eccessive, esagerate, che allo spettatore mainstream non possono piacere, nel senso sono parodie. Però possono fare lo stesso effetto che ha fatto Gig Robot, perché possono... Sì, infatti... Mettere d'accordo lo spettatore mainstream che
che sia qualcosa di... che in Italia è figo. Volontariamente grottesco, volontariamente fuori dal coro rispetto a, ma alla, insomma, all'alternativa americana. Secondo me ci può sono... far credere questo, forse. Secondo me, so, secondo me la piega del pubblico sarebbe più ma che è sta cazzata. Non è tanto più il però che figo, che originale. Può portare molti al cinema. Secondo me porterà molti al cinema, ma secondo me... Se può piacere, è per ragionamento che non ha niente a che fare col film, cioè che, ah, che bello, in Italia riusciamo a fare queste cose, ragionamento che mi porta alla tristezza di qui sopra. Per il resto niente, tutto sommato ha anche una certa dose di volgarità molto greve in più, che per esempio, cioè, un paio di cose consentirebbero un vietato ai minori, e in film invece è molto infantile poi concettualmente, quindi è veramente una roba che è confusa nel suo anche obiettivo, target. Sì, ha delle scelte grottesche, sì, su, sì, certi punti di vista, anche su altri punti estetici che non riesco veramente a capire. Uh-huh. Capire i film non riesco veramente, e adesso, a apprezzare. E adesso Life of Crime. Ah, allora, Life of Crime di John Alpert, documentario HBO, che in realtà è un mashup di tutti i film che ha fatto lui a proposito dei suoi tre protagonisti. Ci sono almeno due o tre film che lui ha fatto sugli stessi protagonisti, da quello che ho visto sono anche abbastanza identici, non ha fatto granché modifiche a livello di montaggio, però il film ha l'ambizione di avere il respiro dell'operazione alla Bambini di Golzov, cioè seguire i personaggi, sì, e metterli tutti assieme. Sì, la ragione è quella di contestualizzare e mettere la fine al lungo percorso, naturalmente con quello che non staremo a dire dei tre protagonisti, che vengono da Newark, e sono tutti tossicodipendenti, all'inizio dediti ai furti, più avanti meno dediti ai furti e più dediti appunto allo spaccio, al tentativo di fallimentare, di reinserimento. Il film a me non ha fatto impazzire, non solo perché appunto dall'idea del riassuntone un po' appiccicato, nel senso ci sono dei salti interi nelle epoche storiche, ci sono personaggi trattati differentemente da altri per motivi che adesso provo a immaginare, ma onestamente mi sembra un pochino semplicemente sciatteria. Però appunto il film è cinico in una maniera molto strana, perché John Alpert non è Frederick Wiseman, quindi lui partecipa agli eventi che mostra, interviene, parla, dà, sì, consigli in maniera non troppo eccessiva, all'inizio, poi comincia a dare consigli anche di vita ai personaggi, tu non dovresti far così, tu devi uscire, devi vivere, tu devi anche, e comincia a glieli fare a voi certe tecniche di dialogo tra lui e il filmato sono interessanti. Ma interessante anche quello, cioè nel senso, a vedere è interessante anche lui che dice, che dà consigli, non è brutto. Come anche Freddy che si dispera guardando in camera e cercando di spiegare a, esatto, al regista che, però, che non sa cosa fare della vita. Però appunto si capisce che a un certo punto, da un lato, specialmente The Series, The Series, non ricordo come si chiama, si capisce che marcia sulle sue voglie esibizionistiche, ci sono dei momenti in cui accelera, forse in preda anche al delirio da dose, accelera, cioè aumenta tutta il suo finto carisma, e ci sono dei momenti in cui fondamentalmente abbandona i suoi figli in modalità sceniche eccessive, tant'è che John Alpert ne approfitta e riesce addirittura a infilare dei campi contro campi in una scena che dovrebbe durare qualche secondo, però lui comunque approfitta del tempo che trova. In generale, il modo a cui il trattamento che riserva poi alla fine in sede di montaggio, non tanto in sede di inquadratura, i personaggi è strano, perché li tratta in modo differente. Celebra uno dei tre molto più degli altri perché vive più a lungo e riesce a combattere, ad aiutare più persone. Gli altri due invece, addirittura uno scompare di botto e veniamo a sapere della sua dipartita con una fotografia nell'arco di mezzo minuto. Quindi anche qui, cioè,
qual è il punto? Perché vuoi essere cinico? Sembra più la provocazione a mo' di monito allo spettatore attento, in quel caso. Io l'ho vissuta un pochino così, mi è un po' turbato. Anche certe piccole cose che fa in montaggio, tipo Rob che con gli occhi brillanti dice finalmente ho trovato un lavoro 2 settimane dopo ed è stato licenziato. Ci sono dei trattamenti che non mi frega tanto che un personaggio venga trattato male al cinema, però c'è anche un discorso di respiro e di empatia, tutto un meccanismo che lui crea durante il film in un certo modo, cercando di prendere con leggerezza e affrontando tra virgolette con leggerezza cose pesanti, anche se poi le fa vedere tutte. E poi però questa sciatteria nell'abbandonare i suoi personaggi, come se non li avesse seguiti per più di 25 anni. E d'altro canto però poi il finale è una delle cose più pietistiche di sempre. Quindi no, onestamente sono d'accordo, però è perfettamente in linea con tutto quello che ha fatto. Assolutamente no, perché la morte di Rob non c'entra niente con l'altra morte. E perché? Perché l'ha vissuta peggio, perché l'ha gestita peggio, è un drogato, è morto di overdose come gli altri tre, semplicemente è morto prima degli altri e allora lo sciacqui lì. Cioè, nel senso, l'ho trovato proprio incoerente, ma non perché secondo me lui ne è consapevole, però è l'unica cosa che ha potuto fare col materiale che aveva. Sì, che il materiale fosse poco è probabile. Però è interessante come si prenda, più che muovendosi sull'arco cronologico, lui si muove sui personaggi, perché approfitta della prima parte del 1984 per muoversi sui drammi unicamente di Rob e successivamente di Freddy. Tutta la parte finale, invece, tutta la seconda parte del film la utilizza per muovere il dramma degli altri personaggi, quindi nonostante rispetti perfettamente l'ordine cronologico dall'84 ad oggi, si interessa piano piano in certi momenti unicamente a un personaggio e in altri unicamente a un altro. Quindi secondo me questa frammentazione ha senso. Però arrivati al punto finale, in cui si parla della fine di un personaggio che muore per overdose, non è la stessa cosa di vedere il personaggio che viveva altre situazioni. Cioè, gli dà a tutti e tre i personaggi un pathos diverso, addirittura nessunissimo pathos. Ma questo può implicare tante cose. Questo può implicare mancanza di materiale e là ci rimani veramente male, perché alla fine è una serie HBO, è una cosa, un progetto HBO, cioè sulla presa, sullo spettatore, tutto estremamente calcolato. HBO credo ci avesse solo la firma dal 2019 al 2020, quando... Vabbè, nonostante il montaggio non sia neanche troppo cambiato, poi in realtà messo tutto assieme, specialmente nel riassuntino che fa all'inizio, è molto HBO e sa come apprendere il suo spettatore. Quindi, diciamo, ho la sensazione che lui volesse dare in certe circostanze lo shock facile, che a me ricorda molto di più gli spot terroristici degli Stati Uniti negli anni 70, di quelli che Wes Craven parodiava, che non un documentario umano su degli esseri umani, in realtà. Così. Cioè, nel senso, non mi ricordo affatto quello, alla fine diventa un po' anche il fetish di vedere come va avanti, specialmente vedendo il finale che è proprio tirato, sono 20 anni così. Però questa è stata, diciamo, la mia impressione abbastanza impopolare, e il film penso che uscirà una certa, perché essendo HBO verrà distribuito. Ok, come ultimo titolo per ora, da questa selezione molto a caso che stiamo facendo ora, Mona Lisa and the Blood Moon di Annalilia Mirpur, che è un miscuglione di tutto quello che avremmo potuto trovare fra gli anni 80 e 90 negli horror on video, negli antesignani di Blockbuster, e per cui è praticamente una storia che flirta sia con la fantascienza, ma neanche tanto, sia con la commedia, questa di più, sì, sia col dramma, ma neanche tanto, col film per bambini, e qua, diciamo, è anche quello che mi giustifica un po' il risultato finale del film, che è un film per ragazzini, leggermente super supereroistico, che stava un po' nel mio sci-fi, perché c'è la protagonista
che ha il potere di controllare gli altri, quindi riesce a fargli fare cose che loro non vorrebbero fare, e Kate Hudson, che è una spogliarellista, la trova mentre la ragazza è in fuga dal manicomio e comincia a sfruttarla, che poi ne dica il figlio piccolo di Kate Hudson, che invece è mosso da ambizioni un po' più etiche, da compassioni etiche da esatto, bambino. Sì, esatto, perché fa amicizia con la ragazza. E allora io lo dico dal punto di vista di chi ha visto gli altri due film, e cioè gli altri due, specialmente il primo aveva scatenato tantissimi entusiasmi e ha reso famosa lei, che horror arti indie, in realtà era veramente una sciocchezzuola. Yeah, Girl Walks Alone at Night. Esatto. E Bad Batch è un disastro su tutti i fronti, ma soprattutto la cosa pesante di quei film è non tanto il prendersi sul serio in sé, ma il fatto che questo prendersi sul serio si traducesse in ritmi inutilmente dilatati, in effetti sorpresa scemotti, e nella sensazione che le idee rimanessero del tipo ora facciamo questa trama con questo personaggio che ha questa cosa strana e via. Questo film è effettivamente pure così, però i ritmi sono molto più accelerati, sono perfetti, cioè sono da film che ha una sua misura, anche certe scene anche lasciate lì come se fosse un pochino più, tra virgolette, questa volta in senso positivo sciatto, cioè tipo lasciato lì con leggerezza. E nonostante poi un sacco di grandangoli, un uso della dubstep super insistente, molto meglio dei The Antwoord in Bad Batch, usati malissimo in Bad Batch, qui la dubstep è usata piuttosto bene. Fa un po' ridere vederlo in concorso a Venezia, però è un film, ma oserei dire per oggi anche per famiglie, cioè si può vedere in famiglia, un film piacevole e via. E quindi in questo senso tutto sommato è promosso, ecco. Poi ci cerca dentro ambizioni maggiori. Sì, le perplessità sono altre, sono tipo una poca autorialità nella regia, una difficile capacità di riuscire a capire quale voglia essere davvero l'operazione, se non una grande volontà di fare un film caciarone senza una minima pretesa, senza una necessità di... Che secondo me è la risposta alla tua domanda, è che lei ha una firma, quindi giustamente si pensa a una roba più chic. Invece... E la firma non la si trova da nessuna parte. Perché... No, meglio così. Cioè, secondo me è meglio così. Poi è vero. Sì, che posso essere d'accordo. C'è un po' impersonale il film, però siccome si è visto lei com'era personale. E ciò che più mi fa chiedere che ci faccia in concorso a Venezia, nonostante non ce lo tolga per niente, e io non pensi che sia tra i peggiori del festival, per nulla. No, infatti. Fa un po' parte di cioè tutto sommato il concorso di Venezia esplora un po' i generi, e questo film è un revival di certo tipo di ibrido horror fantasy che veniva fuori tempo fa, per cui tra Freaks Out, America Latina, questo Captain Volkonov pure, Captain Volkonov, di cui non abbiamo parlato, che però è una bella follia, e, insomma, secondo me fa parte di questo ragionamento esplorativo, tra l'altro di una Venezia il cui concorso è, per quanto mi riguarda, almeno a pelle sopra il livello delle Venezie a cui ho partecipato di recente, almeno, però insomma questo film fa la sua figurina.